Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, siamo tornati! Siamo andati a riprenderci le nostre anime e oltretutto il ciccione lì, quello lì con lo scudo. Ah, ci ha dato lo spadone! Ci ha dato il suo spadone che non riusciamo a portare ancora. Farglielo vedere? È troppo pesante e non riesco a portarlo. Spadone si chiama Codice, il suo spadone. Se lo trovo. Ma comunque nel frattempo dico che oggi siamo Marpino. Ci sono anch'io. Spadone, vedi, ci vogliono 22 di forza. Noi ce l'abbiamo troppo poca. 15? Sì, no, 16? Codice. Allora, qui abbiamo ucciso tutti, quindi potremmo andare avanti. Anche se dall'altra parte potremmo continuare sulla destra. Proviamo ad andare avanti qua intanto. Io non so dove andare, in verità, quindi... Andiamo avanti. Ma avevamo visto la sagoma. Oh. Ci siamo dimenticati di questo? Dimenticati? Parlo con la magia. Non ho visto la sagoma di uno che poteva essere il nostro amico Caslo, no? Sì, ma è... Vero? Guarda se è Caslo quello là. Ma sta dall'altra parte, ragazzi, Caslo. Vede dall'altra parte, allora, quando ho messo qua. No, aspetta, andiamo avanti di qua. Anche se devo dire che sono tosti, non vorrei... Allora, questo qui è l'unico che mi dà veramente problemi da fare, sì. E noi di solito lo facciamo a missili terrari. Esatto. Perché fa veramente male quando prende. Quando colpisce vi fa male. Di togliere circa metà, un po' di meno. Ok, forse ci siamo quasi, me ne manca uno solo da dargli. Forse ci riesci? Si sta facendo tornare indietro tutta questa? No, siamo... Ok, sparato in bocca. 650 punti. Molto bene. Allora andiamo. Quindi abbiamo fatto anche quest'oro. Lì non c'è niente, cos'era quella cosa luminosa dietro di te? Ah, niente, una torcia. Una torcetta. No, beh, quello è tipo un palloncino. Ma c'è una porta? Non lo so, dove? No, vai avanti, più avanti, dico, c'è una porta grande, grossa. Oh, un altro ce n'è. Oh, cavolo. Siamo fregati. Questi sono guardiani... seri. Aspetta, che questo fa il furbo. Fatto la magia? Sì. La magia di? Ariete. Che ne hai fatto tantissimo, sì. Mamma mia. Mi ricordo il percorso andando indietro, perché se becco qualcosa che mi ferma... Se ne vuole ancora un po'. Ancora un colpo. Colpetto, non riesce a darglielo col salto. No, adesso se la fa. Ok, questo ci ha lasciato qualcosa, un'altra... suo scudo magari. No, ci ha lasciato niente neanche questo, ed è il terzo questo che facciamo. Vabbè, vediamo se sono finiti o se ce ne sono ancora... molti, attenzione ai lati. Oh, una sala. Una sala che non è, no, che è piccola. Che mi di mi dà da pensare la sala, lo sai. A parte il fatto che è solo lì che posso andare. Mi fa pensare. Perché... No, prova ad andare dentro che magari andiamo a morte certa. Chi è questo? Quasi saranno le solite pareti che non sappiamo come distruggere. Ah no, puoi salire. Questo è un finto morto. Dov'è che posso salire? Dalle scale, no? Girati. Ah no, sono tre scalini finti. A volte io non lo so dove le vede le cose. Allora, in pratica ci sta una porta però. Certo. Dove? Ed è qua di fianco. È l'unica porta che ci sta è questa. Allontanati. Perché mi festini? Perché mi ostino? La porta è sigillata da una barriera magica. Allora, neanche qui possiamo fare niente, bravi. Quindi andiamo da... ostino, è la prima volta che proviamo ad aprirla. Il mio ostino ad aprirla, hai ragione. Giù non posso andare. Allora andiamo da Caslo. Forza scendere, ma non sappiamo se ci sta Caslo là. Andiamo non a vedere se è Caslo. Però dubito, perché dovrebbe essere proprio morto. No, non è morto, lo dobbiamo trovare, la missione. L'ultima volta le ha scaraventato il primo boss. Ma se fosse morto sarebbe ancora lì spiaccicato per E quindi ce ne andiamo qui. Questo qua dietro, che mi sta aspettando perché... Ti piace? No, lo sa che c'è una festa a sorpresa. Ehi,
Che vuoi fare? Vuoi andare avanti e indietro e basta? Gira, gira Basta che tondo. mi fa male la testa. Questo è andato, andiamo avanti. Ah, qua andiamo dove eravamo prima, in poche Vabbè, parole. questi qui sono sciocchini. Più o meno. Però se no mi lo miro ogni tanto, magari. Riesce meglio la cosa. Certo. Mamma mia. Impianta lo scudo, dai. A te ti piace impiantare lo, ma lo pianto io. Ah. No. Si è mosso quando lo stavo impiantando. Dai 4 botte. Questi con lo scudo sono veramente noiosi da fare. Ah, ha impiantato. Ah, ho sbagliato io perché ha impiantato, ma. All'aria sempre. Non è venuto davanti. Di solito viene avanti, no? Sempre per il discorso famoso di Gibilisco che salta con l'asta. Niente da fare, attenzione. Salta, salta. No. Adesso ci stava bene un bel saltino. Niente. Guardalo, guardalo. Caspiterina. Ma sparagli un po' di bombe atomiche. E Ok. muori. Mamma mia, Sennò si è schiantata tutta perdiamo l'armatura. troppo tempo. Sì, anche questo Ecco. c'è lo scudo. Niente da fare. Oh, è incredibile, Io berrei se fossi in te prima di. E vi. gli sparerei anche un po' di missili. L'ultimo. Giusto visto che hanno questi scudi davanti. Ok. Ok. Se non ricordo male, ma escono quei cosi che corrono. Non ho idea. No, c'è questo che si sta alzando perché È gli viene. forte? Non lo so se No. questo è quello forte o quello scarso, No, eh. quello È quello scarso. stupido questo. Qua che la porta è Là chiusa. siamo già andati. No, siamo già andati di là. E La porta era chiusa però. qua ci troviamo quel frammento che abbiamo detto. Caspita, siamo vicini Qua al è boss. chiuso. E poi ce ne sta pure un'altra dopo. Ah. Questo è quello lì che corre come un pazzo. Però si difende. È abbastanza forte. Però ci ha dato pochi punti. Sembrano dei cagnolini. Oh, Beh, insomma. Oh, ci ha lasciato un qualcosa. po' pericolosi però. Runa. Questo è quello. Ah, questo è quello che c'ha. Sparagli un missile in bocca. No, questo ce No, l'ho. questo lo fa subito da dietro. Ma chi c'è anche? Nessun altro? No. E qua c'era il salvataggio, o mi sbaglio? Sì. Sì, c'era il C'è il salvataggio salvataggio. perché forse andiamo. Da qualche parte. Io sal Ecco, qui qua, è cerca. lui. Non lo so, vediamo. Sì, è lui. Finalmente Finalmente sei sei qui. qui. Questo Presto, non non c'è c'è tempo tempo da da perdere. perdere. Dove sei stato? Mi chiedevo prima. Sì. Che cavolo? Ho Ho raggiunto raggiunto la la cittadella e ho cittadella. parlato con Antaras. Sei preoccupato del sentiero per la dimensione? Dei Rogar. Dobbiamo impedire ai lord dei Rogar di entrare nel nostro mondo. Attraverso il sentiero, fermali. Ma essi, come vanno le ferite? Uno dei demonici mi ha curato. Secondo me è quello del veleno. Non posso combattere, ma è ancora il momento di pensare. Non è ancora il momento di pensare dove seppellirmi. Io cosa devo fare? Io che devo fare? Te l'ha appena detto. Lo so. I lord non devono entrare nel nostro mondo. Stanno arrivando. Dalla dimensione alla fine di questo Sentiero, una volta lì, come li fermo? Attraversare la dimensione richiede un'enorme quantità di energia. Cercarne la fonte o una una manifestazione. Cerca la fonte manifestazione. o una manifestazione. Perché mi hai liberato? Sì. Archi, in uno dei tempi disperati, ho liberato te e gli altri perché ci servono uomini forti che facciano cose difficili. Non ti ho perdonato né approvi i tuoi crimini. E allora, è 2 ore che ti E cerchiamo. visto che hai fatto finora, inizio a pentirmi di averlo fatto. Che cavolo ho fatto di male? Che ruolo hai in tutto questo?
La mia missione è assicurarmi che il mondo non piombi nel caos e poi conosco Antanas da un'eternità. Basta Infatti. parlare di me, dobbiamo trovare il modo di alleviare le pene di Antanas. Secondo me questo è un altro bastardo, sei amico di Antanas. Aiutami. Tieni, Tieni, ti ti tornerà tornerà utile. Utile. Cosa ci dai? Basta parole, andiamo. Cosa ci avrà dato? Prima metti in sicurezza quest'area, dopo procederemo. C'è un lord nel cimitero, se vogliamo proseguire dobbiamo distruggerlo. Ok. Cos'è che ci ha dato? I punti esperienza, 750. Ah, andiamo ad ammazzarlo. Un oggetto. Andiamo ad ammazzarlo. Apri salva. Il sentiero. Chi è che vai ad ammazzare? Andiamo ad ammazzare il lord? Ci vogliamo provare? Ah sì, là c'è qualcosa però. Allora, qui siamo questo coso che sta chiuso. E dove sta il sentiero? Ah, sì. Di nel qua. Cimitero, lì dentro sarà. Vediamo come è fatto questo lord. Boss. Sì, lord. Siete pronti a morire? Sì. 10 Andiamo. Miliardi di volte. Ah sì. Ok, vediamo il video. Catacombe. Uno scheletro. Sì, a parte quello, ma farà pure e ci hanno chiuso dentro, tipo anche. Veleno, roba del genere. Ma no? Spero di no. Attenzione che quello ti viene addosso subito. Però non ha fatto un bel filmatino d'ingresso. Adoratore si chiama questo. Attenzione che tira le bombe atomiche anche lui. Io resterei un po' più vicino, perché forse da lontano. Cos'è che fa da vedere? Vuole cercare di spiaccicarti? No, aspetta, fa delle magie, questo tira le bombe. Ah, le tira dopo. Sì. Le piglia prima. Vai. Attenzione. Vai, vai, da dietro. No. Ma che è successo? Si è fermato, si è, no, si è ingrippato e indondito proprio. Uno, due, vai. A dove vado? Addosso a lui. E devi curarsi, no? Uno, due, saltali devo addosso. Devo bere, amore, non c'ho niente io. Uno. Vai, fai il salto della gazzella. Via, via. Tento allontanati da lì, che ti intontino. Non riesco ad andare perché è mirato. Non ti arrabbiare, io ce l'ho no, 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 consigli. Hai ragione, io non me la prendevo con te. Fai il salto della gazzella. Oh, hai visto? Via, via, via. Buono, buono. Uno, due, salto. Non ti piace sempre. Ah. Ha fatto uno solo. Eh sì. Attenzione che fa. No. Adesso il salto. L'ha fatto. Devi cambiare arma, con questo fa pochi salti. Questa cosa non mi piace. È incastrato giù. Ah no, vedi che ce l'hai tutto intorno a te. Dai, fai quelle cose che piacciono a te. Vai. Vedi che gli fai anche un bel po' di danno quando. Basta, guarda, basta ah! che fai. Pi, guarda che basta che fai A e vai indietro, eh. Basta che fai A e vai indietro. Ehi, sapiente. Io? Sì, insomma, si sa, basta che si fa una cosa, ma quando c'è un boss di mezzo, io non andrei dove c'è tutto quel blu. No, ma lo lasci pure vicino a me, quello è il problema. Io perciò mi sto spostando. Mamma mia, cos'era? Ha fatto esplodere tutto il blu che ha fatto. Sei un cagone, però! Perché tu me lo devi dire queste cose? Perché tu mentre fai io di mazzoleo. No? E forse tu smetti di e fare. E forse tu smetti di fare queste cagate. La nube blu. Ah no, devi stare lì vicino, devi stare lì vicino. Perché dopo adesso fa esplodere tutto. Che cavolo, com'è che si fa? Vai, salta. Bevi appena puoi, più veloce della luce. Come non detto. È arrivato lo stronzone, è arrivato. Quelle cose lì sono in vivo. No. Uccidili tu, sti stronzoni. Guarda questo cornuto. Vai, 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 dagli addosso. Sento dietro di te.
Altro colpettino! No, così lontano. No! Vai, 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 vai! Comunque un altro! Oh, incredibile! È stato durissimo. Ragazzi, questo è difficilissimo, non attenzione sembra mai. Attenzione che non ci siano i piccoletti, però. È difficilissimo questo, eh. Ve lo diciamo? Ve lo dico. Io ho un'ansia allucinante. Gli ho dato tu mi hai detto dagli l'ultimo colpo, io non era l'ultimo colpo. No. Cosa ci ha dato? Deve aversi dato qualcosa di strapotente, dacci una mega bomba. Beh, insomma, sono scomparsi anche i suoi seguaci. Adoratore. Molto bene. Andiamo a vedere cos'è che ci ha lasciato. Dito artigliato e runa sigillata. Ok, questo qui l'abbiamo fatto fuori. Una scia grande. C'è un po' di robaccia da prendere. Sì. Teschio umano. Oggetto di missione. Boh, ma cosa? No, vai dall'altra parte, che magari è uno scrigno. Faccio tutto il giro, eh. Perché anche qui c'era qualcosa. Tento che non cadiamo giù. Le nostre scalette che ci hanno salvato la vita. Più di una volta. Qua, qua. Qui. Qualcuno che... Quando i giudici hanno bandito il dio, i Rogar sono scomparsi insieme all'intero tempio. La gente dice che a volte, quando si visita... la mano di Dio si intravede il miraggio del tempio. Possibile che in qualche modo sia stato risucchiato in un'altra dimensione? Cosa hai preso adesso? Teschio umano. Ma ci servono quei teschi. Ma ce ne sta un altro qua. Sì. Ancora teschi umani. Teschi umani ovunque stanno in questo postaccio. Oh mio, direi di... Oddio, quasi allontani. No, no, torniamo dietro dal pretucolo lì a salvare, soprattutto. Voglio vedere se c'è ancora qualcosa, perché non vorrei che lascio qualcosa. Per esempio lì vedo una cosa rossa io là dietro. Sì. Che sarà un altro teschio umano. Sì. Anche perché adesso andiamo dal nostro amico, lui ci dirà portaci tot teschi umani. Ma dove si esce da questo postaccio? Ah, ce ne sono quattro, quindi... Dai quattro lati potevi prenderle. Ma là si esce. Ripararti. Ma io pensavo prendere le pergamenine lì. Con lui salutiamo. Ah, ok. Parliamo prima di salvare. Ah, certo. Finora te la sei cavata bene, avevo paura, ma immagino che la falce non possa raggiungerti. Ho visto di peggio. Ho visto di peggio. Bene, bene, bene. Guarda un po' chi si vede. Oddio. Caslo, lei è Yetka. Sta cercando. Tu non sei niente, Arkin. Hai tirato un monaco. Io l'ultimo che ho incontrato l'ho buttato giù. Affascinante. Tu sì che sai come rompere il ghiaccio, eh? Yetka, fammi indovinare. Trami qualcosa? Certo. Ti sono mancata? Mi sa di no. Laggiù è pieno di tesori sepolti e voglio prenderne una fetta. Che c'è al di là del sentiero? Separa il nostro mondo da quello dei Rogar, conduce a un antico tempio abbandonato dagli umani. È da lì che i Rogar ci attaccano. Antanas mi ha chiesto di raggiungere e fare il possibile per fermare l'invasione. Questo ci porterà da Antanas? Non ancora, prima dobbiamo mettere al sicuro l'area. E con dobbiamo intendo devi, con queste ferite saresti più un ostacolo sarei che un altro. Ostacolo. Percorri il sentiero, cerca un modo per fermare i Lord dei Rogar, solo allora potremo incontrare Antanas. Sì, ma a parte che c'è l'altra roba da chiedergli. E io se fossi in te non gliela diamo la mazzata, però. Percorri il sentiero e basta. Con questo posso parlare? Sì. Arkin, perché ci metti tanto? Ragazzi, un attimo perché io. Andiamo a salvare, salutiamo perché abbiamo fatto un super boss. E se possibile, chi vede questo video deve farci un applauso. Esatto. Un clap clap un perché clap, siamo clap. Stati proprio bravi. Esatto. Va bene ragazzi, dai. Ok, ciao a tutti. Al prossimo video. Ciao a tutti.